acqua, insomma. Obiettivo per lui la finale, oltre ovviamente a migliorare il record italiano ottenuto in mattinata. Goldin non poteva trovare traino migliore da parte di Peter Mankoč. Pagherà qualcosa in velocità pura nei confronti dello sloveno. Mankoč che ci tiene moltissimo ovviamente a far bene nella sua distanza 100 misti, ma che è cresciuto nel corso degli anni anche nel delfino, ottenendo risultati davvero considerevoli. Beh, anche scorso, come dire, può dire la sua. Ma grande partenza di Goldin, Eccellente, adesso vediamo, perché fondamentale sarà poi quel che arriverà da questa virata in avanti. Mankoč, no, Todorović. Più che Mankoč, cioè Todorović comunque in testa a 23.59 per Rudy Goldin a 24.05, è un ottimo passaggio, deve trovare una certa accelerazione adesso nelle fasi finali. Deve correggere l'ingresso in finale Rudy Goldin, indietro, qua c'è da crescere come lui sa fare negli ultimi 25. E può farlo, ci sta provando e viene su, qui il livello è elevatissimo però, è elevatissimo, il tempo sarà buono, ma 1-2-3 davanti. Mankoč terzo, addirittura Goldin a 51,60, migliora il proprio record italiano di 7 centesimi, però è quinto a 51,20 Verlinden, l'olandese, e il croato Todorović si impone tra il plauso del pubblico di casa. Inquadratura per Rudy Goldin, scuote un po' quel capo, ha fatto il suo meglio, ha fatto i conti.